Un saluto a tutti amici telespettatori e visitatori di Telebabu Web TV o anche Telebabu TV. Una buona giornata a tutti, una buona settimana. E eccoci qua ad un nuovo video. In questo video, per tutti voi amici telespettatori appassionati di teatro e di spettacolo, la video intervista a Neri Marco Re. Quindi in questo modo salutiamo anche e ringraziamo per la disponibilità che ha avuto con noi il mitico Neri Marco Re, che ci racconta nella video intervista dello spettacolo teatrale Quello che non ho, ok? Spettacolo dal titolo Quello che non ho, che sta portando in teatro in questo momento. Quindi un saluto così nuovo a Neri Marco Re e chiediamo se ci guardi nella nostra web TV di seguirci su Telebabu Web TV e mettere un mi piace o un like alle nostre pagine Facebook e Twitter. Facebook Telebabu Web TV e Twitter Telebabu Web TV, grazie. E anche voi amici telespettatori di Telebabu, seguiteci sempre sulla nostra pagina Facebook Telebabu Web TV e anche sulla nostra pagina Twitter, grazie. Seguiteci. Un abbraccio e ai prossimi video. Seguiteci sempre, vi lascio in compagnia dei nostri video e con l'intervista di Neri Marco Re, grazie. Vi lascio in compagnia dei video di Telebabu Web TV, seguiteci sempre, grazie. Ai prossimi video. Ciao, un abbraccio, buona giornata. Siamo con Neri Marco Re, anche per voi anche un saluto si può fare. Sì, a tutti voi che seguite Telebabu, vi saluto volentieri da Arezzo. Siamo qui dopo aver fatto lo spettacolo. Come vi siete E trovati qua adesso? va bene, bene, ne trovo bene dappertutto per fortuna, quindi anche qui non fa eccezione. Il teatro è molto carino e il pubblico altrettanto, siamo stati soddisfatti. Le prossime date dello spettacolo Beh, che domani cosa siamo fare? di nuovo qui ad Arezzo e poi in Toscana la battiamo parecchio perché c'è Empoli, Piombino, Lucca, Firenze, da qui a gennaio, insomma, quindi ci sono parecchie date in Toscana. Quello Lo spettacolo come si chiama? che non ho. Parla di Leandre. Beh, ci sono le canzoni di André, ci sono alcune riflessioni di Pasolini e poi si parla di futuro, del presente, del futuro del nostro pianeta, di noi, del nostro sguardo sulle cose che spesso è pieno di pregiudizi, quindi l'obiettivo sarebbe quello di liberarsi di questi pregiudizi, oppure siamo sempre pronti a giudicare gli altri, ma non ci mettiamo quasi mai sotto esame, quindi ecco, diciamo che sono temi di riflessione collettiva. Grazie mille.